Cominciamo? Quando volete, e di raccontarci per prima cosa qual è stato e qual è il legame che l'ha unito a Baschi allo Stato. Mi hai fatto due domande. Prima rispondo a Tempestà Community. Questo movimento si chiama Tempestà Community perché si occupa di 10 settori creativi, in cui c'è il cinema, fotografia, grafica, architettura, scienze urbane. Sono 10 settori che costituiscono questa associazione. E poiché l'associazione si occupa anche del cinema, molti soci mi chiedevano di invitare a Baschi allo Stato in termini workshop. E una volta che eravamo riuniti davanti ai soci, io ho chiamato a Baschi perché sapevo che era molto difficile trovarlo e anche se l'avessi trovato, dava in genere 2 o 3 anni di tempo per fare un workshop. Invece, dopo due squilli, lui ha risposto, appena ho detto che sono a Baschi Arimo, naturalmente eravamo molto amici, ha detto vengo subito perché mi piace molto fare questo workshop con lui, per la nostra amicizia. Cosa lega? E noi abitavamo da bambini nello stesso, diciamo, periferia di terra, in una zona anche molto bella allora, adesso è completamente integrato nella città metropolitana di Teramo, ma allora era proprio campagna e si stava bene, però andavamo a 2 scuole elementari diverse, però alla scuola media e liceo ci siamo ritrovati nella medesima scuola e quindi questa amicizia, questa conoscenza, che allora non era un'amicizia, lui non faceva amicizia con nessuno, non parlava mai con nessuno, l'unico amico che aveva era allievo con noi che si occupa di poesia e siccome a Rabas piaceva molto poesia, con lui aveva dei rapporti di scambio di poesia. Poi, man mano che siamo andati avanti, che lui è entrato nel cinema, di nuovo ci siamo ritrovati, questa volta come amici, ma non amici del cinema, non parlavamo raramente del cinema, spesso parlavamo di fatti della vita, dei nostri segreti, confidenze e così via. L'unica volta che abbiamo parlato del cinema era una sera, una cena dalla banca. Noi siamo arrivati un po' in anticipo e lui improvvisamente ha detto: sai su cosa si basa il cinema? No, ha detto in inglese: no sex, no action. E quindi ha spiegato che sul cinema era senza violenza, azione e sesso. Che poi non è vero. Questi fenomeni nel suo cinema ci sono, ma in modo molto raffinato, cioè non apparente, non volgare. Perciò devo dire che esiste questo, ad esempio, il film Like Someone in Love, che in italiano è tradotto Qualcuno da amare, però assolutamente questo titolo non c'entra. Non c'entra perché Like Someone in Love voleva dire come una persona che si trova in una condizione di pensare di essere innamorata o innamorata. Innamorata perché poi è la fessera all'inizio di questo nome che lui ha scelto per suo figlio.
che effettivamente è ambiguo il fatto che queste persone sono veramente innamorate o fingono di essere innamorati, oppure che cos'è? Esattamente la stessa cosa anche per Coppia Confonde, con Giulietta di Mucciparato, con essere a Alice. Quindi c'è questa ambiguità. Ma io per presentare il libro, in genere ho cominciato alla fine del libro. Sami, mi fai vedere un po'? Andare avanti. Un po' avanti. Qui va bene. Allora, siccome dopo questo workshop che Abbas e Rossani ha fatto a Verona, poi tornato in Iran e ha avuto una serie di problemi di salute, dopo qualche mese ci ha lasciato per sempre. A Parigi però, l'ultimo momento siamo riusciti a farlo venire a Parigi, però era troppo tardi. Anche Juliette Binoche si è dato molto da fare per trovare l'ambulanza aereo, eccetera, costi e tutto il resto. Era troppo tardi. Purtroppo a Parigi è venuto a mancare. E quando la Salma è stato portato in Iran, c'è stata questa accoglienza. Però è un'accoglienza molto strana perché la gente, intellettuali, critici del cinema, l'hanno ignorato per tutto il periodo della sua attività. Era molto più conosciuto all'estero che in Iran, molto di più. Infatti qualcuno ha descritto la prima accoglienza e ultimo saluto a questo. I iraniani sono molto strani da questo punto di vista. Io, se traduco in italiano quello che si dice mor de pasti, potrei dire il culto del defunto. Hanno il culto del defunto. Quando una persona importante, finché è vivo, la ignorano. Ma appena muore, tutti scendono in piazza a salutarlo. Ma hanno detto che questo fenomeno c'è anche in altri paesi. Ma da noi è molto, molto esagerato. Perché, insomma, un fatto del genere è un po' strano, sembra una manifestazione politica per funerale di chi è lo stesso. Invece chi ha parlato molto bene al suo funerale è questo filosofo amico comune che si chiama Darius Shaivan. Contrariamente a quello che avevano detto gli intellettuali e critici locali, che dice questa esperienza incredibile del cinema internazionale che è cominciato con Chiarostami, perché in un momento molto difficile dell'arte cinematografica ha potuto presentare un genere cinematografico che prima non c'era, cioè tra sogno e realtà, tra documentario e immaginazione. E quindi ha fatto per la prima volta, in un momento che si pensava che non ci sarebbe più stato un autore cinematografico, invece lui è riuscito a presentare questo strano modo di fare del cinema che ha avuto molto successo all'estero. E questo filosofo era l'unico che ha parlato molto bene, dicendo che, contrariamente a quello che dicevano gli intellettuali locali, dice che è stato un grande regista, ha inventato un genere cinematografico, ma con la sua morte finisce tutto. Invece non finisce tutto, inizia tutto. Non è che lui abbia fatto una scuola cinematografica, accademica, ma ha lasciato un modo di fare che ha molte varianti per giovani che si occupano del cinema, anche per i giovani. Detto questo, io all'inizio avrei voluto dire una cosa che non ho detto, che tutto questo, questi incontri con questi personaggi famosi fa parte di un modo di fare quello che chiamiamo sentire l'altro di qualità. Sentire l'altro fa venire in mente magari, non so, sentire i grandi, eccetera, no? In realtà le persone di altissima qualità, di culture lontane, che per esperienza
Questo era il 25esimo evento, noi siamo adesso al 29esimo evento di musica, di performing arts, di poesia. E vediamo che l'incontro tra le culture lontane aiuta moltissimo a trovare dei nuovi paradigmi per andare avanti. Cioè, a me sembra che la cultura occidentale sia un po' strana e ha bisogno, cioè è una cultura molto importante. Cioè, io amo questa cultura occidentale all'interno del quale sono cresciuto, però è un po' stanco, un po' tautologico, un po' ripetitivo. Però vedo che quando c'è questo dialogo con una cultura lontana, ad esempio nel caso di questa asiatica, di poesia asiatica, eccetera, nascono delle cose imprevedibili, nascono dei paradigmi che aiutano a proiettarsi verso il futuro. Quindi questo fa parte di questo libro, fa parte di una collana che noi chiamiamo Sentire l'altro di qualità. Questo, ci tenevo a dire questo perché non è un fatto isolato, è un fatto che va avanti, ma nel caso di Gerostami è stato molto importante perché lui è stato un grande personaggio. Tanto vero che ti ho portato come testimonianza quello che dice Martin Scorsese su di lui. Beh, Martin Scorsese è un personaggio molto importante. Dice, quando ho visto i suoi film, ad esempio la trilogia di Cocker, è riuscito a farmi cambiare la visione del mondo. Diventato un'altra, cioè mi ha dato la possibilità di vedere il mondo diversamente. Quando ho visto Close Up, questo totalmente mi ha cambiato. Totalmente mi ha cambiato. Poi fa un esempio, dice, eravamo in giuria a Cannes nell'ambito di Cinefondation per cortometraggi. E dice Martin Scorsese, ero in crisi perché non sapevo come giudicare questo film. Allora anche chi era stato in giuria dice, ero elegante, eloquente, molto attento. E allora ho proposto di vedere più film, guardiamo più film e vediamo se troviamo un criterio per giudicare il film. Dice Scorsese, che era stato, dice, posso dire una cosa? Dico, certo, puoi dire. Dimmi cosa. Dice, ma queste persone che fanno questi film sono delle persone che vogliono fare del cinema. Quindi perché non guardiamo il loro film come fosse indipendentemente dal paragone o dal confronto, fosse un inizio per fare del cinema? Non sai come fanno gli americani? Allora Scorsese fa così. This is the man. Questo è il man. Facciamo così, non confrontiamo, guardiamo. Dice, the man find the way. L'uomo ha trovato la strada. Quindi lui era molto, molto positivo nei confronti di Gerostami. Infatti nel film, nel libro ci sono anche delle foto assieme che lo premia. Mi riallaccerei alla battuta che hai detto iniziale, no? Gerostami non voleva sesso, non voleva violenza. E non voleva azione, non voleva, però c'erano queste. Allora, prova a entrare dentro. Va bene. Al cinema di Gerostami. Io ho partecipato, ho fatto questo workshop a Verona, che è stato appunto l'ultimo atto. Ultimo atto. Quindi è stata per noi un'esperienza veramente particolare, fare 3 giorni con un regista. Tra l'altro a Verona non è che arrivino molti registi internazionali. È stata veramente un'occasione che poi la tua base e la testa ci ha dato molto forte. Io ho capito alcune cose, ma non ne ho capite tante altre, perché il cinema di Gerostami non è un cinema proprio così semplice. Allora prova ad entrare un pochino dentro, a farci percepire un pochino che cosa è il cinema di Gerostami. Certo. Allora parto proprio questo fatto di no sex, no action, no violence. Dopo questo incontro che vi ho raccontato, la cena, brevemente lui mi ha parlato di questi suoi criteri. Forse dopo 2 anni alla Biennale di Venezia lui ha presentato un video art
che si chiamava Sleepers. Sleepers tratta di due giovani, una donna e un ragazzo e una ragazza, presi dall'altro su un letto, che dormono assieme e ogni tanto si muovono, ogni tanto cambiano la posizione e la gente guarda e dice: ma qui succede qualcosa, invece non succede niente, cioè niente sesso, niente azione, niente violenza. Però questi stavano assieme come due innamorati allo stesso tempo. Questo vale anche per Like Someone in Love. Non si capisce cosa succede tra il vecchio professore e giovane ragazza che l'accompagna. Idem con Coppia Conforme. Non si capisce tra James Miller, che sarebbe protagonista maschile e non professionista, e Binoche, L si chiama nel film, tra di loro cosa succede? Non si capisce. Fingono, sono marito e moglie che si sono separati, si ritrovano, uno vuole farsi innamorare dall'altro. Questa ambiguità esiste in tutti i film di Kelsey. E lui dice: io volutamente filmo così, perché voglio, cioè credo all'intelligenza delle persone che guardano il film, che devono costruire loro esattamente quello che loro pensano dei miei film. Poi fa una citazione, dice: fare il film visto da 1000 persone come fare 1000 film. Questo l'ha detto durante il workshop anche. Quindi questi sono fatti che abbiamo riscontrato durante il workshop. Però lui è stato anche molto ironico, era una persona di buon umore sempre. E quando arrivava, allora, prima di arrivare a Verona, lui aveva fatto un workshop a Barcellona. Io ho detto: Abbas, dal momento che tu sei a Barcellona e subito dopo comincia il workshop di Verona, vieni direttamente a Verona, perché vai a Teheran e dopo torni a Verona? No, dice: assolutamente devo andare a Teheran. Vabbè, andato a Teheran, tre giorni prima del workshop io ho chiamato per avere la conferma, ha risposto la sua segretaria, non aveva neanche la segretaria, un aiuto, un assistente. Dico: allora chiedo, Sami viene? Dice: assolutamente viene. Dico: posso parlare con lui? Dice: no, è in ospedale. Perché in ospedale? Perché sua mamma sta male. Ma dico: allora rimandiamo questo workshop. No, non dice, lui ha detto: comunque io a Verona ci vado. Infatti è venuto, loro sono andati, i miei figli sono andati a prendere, perché io avevo da fare in uno studio che preparavo questo incontro. Lui è arrivato, naturale, la prima cosa che l'abbiamo chiesto era questo: come sta mamma? Lui ha detto: mamma sta benissimo. Dico: in che senso? Dice: se n'è andata, cosciente, lucida, a 112 anni. Dice: perché in certo punto ha chiamato i fratelli e ha detto: guarda, io sono lucida, ho vissuto abbastanza, toglietemi tutti questi tubi, eccetera, eccetera, voglio andarmene perché basta così. Poi, visto che eravamo più tristi, ha raccontato un aneddoto. Dice: un anno prima siamo andati dal medico, ho portato mia madre al medico. Il medico mi ha chiesto informazioni su mia mamma, e allora io ho raccontato tutto, e la sua età. Ho detto: signor medico, mia mamma ha 111 anni. Quando siamo usciti, mia mamma era arrabbiata con me. Dice: perché hai rivelato la mia età al medico? Dice: ma cosa dovevo dire? Dovevi dire 95 anni. Non... Quindi andava avanti con tutti questi scherzi. E poi quando le persone hanno detto: ma lei ha avuto senza più, lui ha detto: non lo so se ho senza più, ma l'unica cosa che so è che sono molto meno noioso dei miei figli. Era anche molto autocritico, eccetera. Quindi continuava a raccontare le cose di questo genere, ma anche le persone che hanno partecipato al workshop
hanno confermato che lui, o con silenzio o con sue parole, riusciva a trasformare e cambiare la loro visione del mondo. Questo l'hanno detto. Vediamo se posso parlare tutto. Ah sì, questi, certo, questi sono presi da un suo video art che si chiama Roads, The Roads, le strade. Lui fa questo video per l'occasione di anniversario di bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Però fa a favore degli animali. Dice ci sono molte statistiche per quanto riguarda le persone, ambienti, eccetera, ma nessuno ha pensato agli animali che hanno perso la vita durante questo tragico evento. Perciò, in realtà si tratta di un video fotografico, cioè lui è riuscito a fare un montaggio delle sue fotografie in maniera molto intelligente perché diventasse un video art, però l'ha dedicato a questo evento in Corea del Sud che celebravano l'anniversario del bombardamento di Nagasaki e di Hiroshima. Infatti, alla fine del video c'è una foto di un cane che viene bruciato. Questo simboleggia questo evento triste per quanto riguarda gli animali. Se vai avanti magari ho altre cose da dire. Ah no, qui va bene questo. Tra l'altro, Tenesta Community che ha un premio cinematografico che l'ha dedicato naturalmente a Kiarostami. E lui sta prendendo questo premio da direttrice della Tenesta Community. Il premio è giustificato per la sua rivoluzione, una rivoluzione che ha avvicinato le culture diverse. Cioè lui è riuscito a fare 5 film al di fuori dell'Iran, che tutti noi eravamo preoccupatissimi, diceva in genere questi registi, questi personaggi sono molto legati alla loro terra. Come lui riesce, si permette di andare ad esempio in Uganda e fare A, B, C, ABC Africa. Ed ABC Africa è stato un documentario sogno di successo. Dopodiché ha fatto la regia di Così fan tutte ad Aix-en-Provence, al teatro di Aix-en-Provence in Francia. Anche quello ha avuto molto successo perché era diverso. Poi ha girato Tickets, che era un film con Olmi e un altro regista inglese. Poi ha fatto Like Someone in Love in Giappone, a Tokyo. Poi ha fatto Copia conforme a Lucignano in Toscana. Quindi ha fatto 5 film di successo al di fuori del suo contesto. E poi lui dice, l'albero della mia creatività cresce nel mio giardino. Adesso ha avuto la possibilità di puntare qualche ramicello al di fuori del muro della casa. Ma io dico, come fai a dire una cosa del genere? Ha fatto 5 film di successo all'estero e dici, albero della mia creatività cresce nel mio giardino. Perché lui era molto legato alla sua cultura poetica del suo paese di origine. Cioè lui, attraverso la poesia, è riuscito a diventare un regista cinematografico. Non attraverso lo studio del cinema, non ha mai studiato il cinema. Il suo primo film, penso che sia del 1970, sì, del 1970, si chiama Il pane e il vicolo.
11 minuti. Che ha fatto per Camun? Camun sarebbe un centro per diciamo pensiero giovanile e adulti, ragazzi e giovani, che aveva la patrizione fondata da Faradiba, ex regina di Lida. Lui ha cominciato lì a fare il film. Allora, per fare questo film, che si tratta di questa storia, la mamma manda suo figlio a comprare il pane, quando lui sta tornando a casa nel suo percorso trova un cane, ha paura di questo cane, però riesce a superare questa paura facendo amicizia col cane e arriva a casa. Allora dice, ci ho messo 40 giorni per fare un film di 11 minuti, perché non sapevo come fare. Il direttore della fotografia, dopo 2-3 giorni, ci ha lasciato. Ha detto, guarda signor Chiarastelli, lasci stare, lei non è fatta per fare il cinema. Cambia il mestiere, faccia qualcos'altro. Lei non è, questo modo di fare non è fare il cinema, lei sta sbagliando. E ha abbandonato la scena. Quindi lui è rimasto da solo, come dice, un regista non professionista, un cane non professionista, un bambino non professionista, lungo un vicolo, perché aveva scelto anche un vicolo molto lungo per non ricorrere dopo al post-produzione, cioè di non fare editing, per fare tutto continuo, perché non sapeva come fare l'editing. Il film ha avuto molto successo perché lui ha fondato il suo modo di fare attraverso questo film. E cosa significa questo? Significa che lui dava importanza a tre cose. All'idea principale che doveva trovare prima di fare il film, dice io penso tantissimo per trovare un'idea. Al comportamento dei suoi attori non professionisti, alla sceneggiatura. Però dice faccio un'altra cosa in più, che ormai i registi hanno dimenticato di fare, questo è la geografia cinematografica. Dice per me questo film inizia, finisce lungo un percorso geografico, dando allo spettatore la possibilità di seguire questo bambino fino alla fine. E questo per me si chiama geografia cinematografica, che è fatta da diciamo composizione dei vari location in un modo logico, in un modo consapevole. E dopo mezzo secolo troviamo il medesimo concetto di Lifestyle, dove la geografia cinematografica di questo film è chiarissima e quindi dà la possibilità allo spettatore di seguire questa ragazza che si chiama Akiko, che è un escort, ma in maniera giapponese molto elegante, più dall'altro raffinata, sì. E come nasce questo film, Like Someone in Love? Ma io dico il nome in inglese perché traduzione in italiano, qualcuno da mare, non c'entra, non c'è nessuno che vuole amare un'altra persona. C'è la questione di innamoramento. Questa è la questione principale. Allora, lui dice, 20 anni prima di fare questo film, passavo a Tokyo in una zona di affari, altoceri, la vita notturna, improvvisamente ho visto una ragazza vestita da sposa, molto bella, con un sacco di imprenditori, businessman, con bacchetta in mano, attorno a questa ragazza. Ho chiesto alla mia traduttrice, che era in macchina con me, di cosa si tratta. Lei risponde, si tratta di delle ragazze che vengono dalla campagna, dalla provincia per studiare a Tokyo, e lo Stato gli dà
le dà un permesso di accompagnamento delle persone che hanno bisogno di compagnia uomini, tutto regolare, tutto ufficiale, e quindi si tratta di questo. Allora lui è chiamato sì, da sposa con 1000 pretendenti. E dice, se in quel momento, 20 anni prima di fare la sondaggio, avevo una macchina fotografica e scattava una foto, magari questa immagine aveva una grafica molto particolare, entrava nel mio cervello, mi lasciava un po' in pace, facevo una bella fotografia e magari mi liberavo di questa immagine che non mi ha più lasciato di vedere. Per 20 anni, ogni volta che andavo a Tokyo, mi veniva in mente questa storia e cercavo di trovare un motivo per poter fare il film. Per 20 anni non ho potuto farlo, finché ho trovato questo anziano professore non professionista, era un comparsa, che a lui è piaciuto molto, dice se non ho provato questa persona non avrei fatto questo film. Quindi questo personaggio, lo parliamo molto nel libro, è determinante per fare questo film, Like Someone in Love, e quindi a un certo punto chiede a questo signore facciamo altri film assieme, lui dice di no, tu non mi hai detto che di me volevi fare un protagonista, altrimenti non avrei partecipato, tu mi hai detto che si tratta di un breve film, invece ogni giorno mi davi una copia della sceneggiatura e dicevi di prendere un nome. Dice, ma se io ti davo tutta la sceneggiatura tu non avresti accettato. E voleva che tutti possi fare con lui. Però lui ha detto, no, guarda, io vorrei rimanere nell'ambito del mio lavoro che è comparsa. Non voglio fare attore principale. Nel 2005 eravamo invitati ad un festival a Ravello. C'erano molti esponenti di cultura iraniana, la musica, c'era signora Nafisi con il suo libro famoso Leggere Lolita a terra, c'era Marjane Satrapi con il suo Persepolis. Io avevo portato qualcosa di architettura che si chiamava Contrasto. È un luogo paradisiaco, Ravello, veramente bello. E noi stavamo benissimo, tanto vero che Chiarostami è arrivato e dice guarda, mi fermo un giorno, devo andare via, dopo è rimasto una settimana. Perché è piaciuto questo ambiente, questo filosofo che dicevo prima, cioè ho anche parlato di un poeta iraniano. Insomma, c'era anche il famoso Scurati, che adesso ho scritto M, ma allora aveva scritto un giallo,
che lui presentava Margherita senza dire il suo perseguito. Allora lì, questa domanda che hai fatto tu, ogni volta veniva fuori. Che rapporto c'è tra il neorealismo italiano e il nouvelle vague francese e Kiarostami? E lui aveva deciso, mi ha detto anche prima, diciamo sempre di sì. Io è vero che andavo a vedere tutti i film, è vero che andavo a vedere anche quando avevo 18 anni, avevamo 18 anni, andavamo a vedere i film neorealistici dell'Italia, perché erano anche doppiato in persiano e questo facilitava moltissimo a seguire questo film perché a Roma c'erano studenti di architettura che per arrotondare o anche studenti che avevano una bella voce, studenti della musica, conservatorio, e per arrotondare partecipavano a questi doppiaggi e questi doppiaggi venivano fuori molto bene, le voci molto simpatici. E noi andavamo a vedere, questo è vero. E lui dice, Kiarostami, che il neorealismo ha influenzato parecchio su di lui, ma il suo lavoro è completamente diverso. Perché? Allora, lui dice, il neorealismo nasce negli anni, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Italia c'è molta speranza, ma c'è anche, ancora c'è molta povertà, sta nascendo la nuova industria, la nuova classe operaia, questi registi regolarmente appartengono ad una politica particolare, la sinistra, eccetera, che lui non era letteralmente di sinistra, che lo sa. Affrontano problemi sociali, affrontano problemi politici, ma io non faccio questo. Io affronto la realtà e il sogno. Però sono molto influenzato dal neorealismo, questo non nascondo, però è furbo. Dice sì, sì, sono molto influenzato dal neorealismo italiano perché mi piace tantissimo Totò e sono innamorato di Sofia Loren. Cioè porta ad un livello che adesso è importante, adesso c'è molto riconoscimento. Però non ha parlato di Evoco di suoi fratelli, non ha parlato di Antonioni, non ha parlato di grandi registi. Dice, a me, avevo 18 anni, sono andato a vedere un film di Totò a Teheran, ho visto in Totò un zio che ogni tanto viene a trovarti, un vicino di casa che quando lo vedi ti viene voglia di salutarlo. Quindi a me piace tantissimo Totò, non ho avuto l'onore di conoscerlo, però ad esempio adesso ho trovato la Lisa Barsizza, la ragazza, la donna che lavorava con Totò, voglio girare un film con lei. Aveva anche questo progetto di girare un film con Barsizza ad onore di Totò. Oltre ai film che doveva fare in Cina, in un monastero buddista, e oltre il film The End, perché durante il workshop una persona ha chiesto perché lei non usa mai la parola di End alla fine dei suoi film. Dice perché io voglio fare un film che si chiama The End e voglio mettere The End all'inizio perché il mio cinema è aperto all'inizio e aperto alla fine. Quindi non posso mettere The End alla fine perché è aperto. Cioè lascia... Perché è aperto? Un altro aneddoto che lui ha raccontato durante il workshop, se ti ricordi, era quando due ragazze hanno chiesto ma questo Tahereh o Hossein, che Hossein voleva prendere la mano a Tahereh dopo il terremoto che aveva fatto perdere i loro consorti, dice abbiamo perso, tu hai perso il marito, io ho perso la moglie, ci sposiamo. E Tahereh dice di no. E Hossein insiste. Poi la scena finale, se vi ricordate, è presa da molto lontano. E questi due parlano tra di loro, ma è talmente wide screen che non te ne accorgi nemmeno di quello che dicono. Allora due ragazze durante il workshop hanno detto, signor Kiarostami, cosa hanno detto tra di loro? Alla fine sono riusciti, cioè lo sei riuscito a convincere a prendere la mano a Tahereh? Lui ha detto, ma che ne so io, ero così lontano, anch'io,
che prendevo fin da lontano, cosa non ho sentito quello che hanno detto tra di loro. E quindi non lo so, penso di no, penso di sì, ma siete voi che dovete concludere questo film. Perché questa domanda spesso mi veniva fatta in diverse occasioni e sempre ho dato la stessa risposta. Ero troppo lontano per capire cosa hanno detto tra di loro. Quindi questo è un po' il rapporto, ma io capisco che lui era influenzato dal neorealismo e dal neorealismo. Questo è un po' dubbio. Però i suoi film non sono sociali e politici in termini stretti della parola. C'è molto sogno, c'è molta ambiguità, c'è molto... sono diverse, sono diverse, è vero. Adesso, questo genere di film, quando avevo presentato il libro a Locarno, c'era una regista italiana che ha detto sì, questo che dici tu, filmare tra la realtà, filmare tra la realtà e il sogno, oggi viene chiamato creative documentary. Si vede che ha sviluppato il discorso, no? Questo creative documentary è un po' la conseguenza del suo rapporto con il neorealismo e con il nouveau francese, ma il contenuto è diverso. Cioè il componente del sogno, dell'immaginazione è molto forte. Poi anche il fatto che lui in certo punto appare nei suoi film, non a modo di Hitchcock che fa vedere un slide, partecipa, parla, proprio nel close-up, interviene e fa un'intervista a Sarzian. Che sa chi è questo Sarzian, che anche Scorsese ha detto che l'ha influenzato, proprio ha nominato Sarzian, Scorsese, dice quando io ho visto questo Sarzian mi ha fatto cambiare il mio visione del mondo. Allora Sarzian era una persona che lavorava in tipografia, diventato anche esperto, però amava tantissimo il cinema che in un certo punto ha abbandonato il suo lavoro andando dietro la cinematografia. Al punto che si è fatto passare per un altro regista che si chiamava Makhmalov, è diventato un fatto storico, no? Per poter fare un film con una famiglia che l'avrebbe finanziato pensando che lui fosse Makhmalov. Quando questa cosa è diventata palese, la famiglia ha, naturalmente ha fatto una protesta nei confronti di questa persona. Kiarostami ha letto questo sul giornale e subito è andato a trovare questo Sarzian, che dice uno che dedica tutta la sua vita al cinema, abbandona il suo lavoro e torna al suo lavoro come magazziniere per poter guadagnare qualche soldo, non è una persona da lasciare così. È andato e ha fatto questo film che Scorsese dice mi ha cambiato la visione del mondo. È un bellissimo film, è molto particolare questo close-up, visto da vicino, quindi anche di questo parliamo moltissimo. Ma altro discorso, poi finiamo. Lui è stato in qualche modo accusato di essere maschilista. Tutto sommato aveva anche un atteggiamento maschile. Ma dico, se ho fatto tutti i miei film con le donne che erano loro che portavano avanti il discorso. Allora, nel Tahereh Hossein, sotto gli ulivi, è Tahereh che porta avanti il discorso. Hossein è un secondo piano, perché è Tahereh che non accetta questa proposta. Poi dice, nel Coppia Conforme è Juliette Binoche che porta avanti il discorso. Lo dice lui, lo dice anche William Chimel, il personaggio maschile, dice guarda, se non ci fosse Juliette, noi non potevamo andare avanti, lui che portava avanti il discorso. E nell'ultimo è la Kiko, questa ragazza che accompagnatrice, però è lei che conduce il film. Detto questo, viene fuori Shirin.
Shirin è il film che ha fatto lui con 112 attrici iraniane che sono andate a trovarlo a casa sua. Cosa ha fatto lui? Nel sotterraneo di casa sua aveva organizzato una poltrona che sembrava una poltrona cinematografica. Queste ragazze, attrici, non attrici, andavano a trovarlo, lui li metteva davanti a un foglio bianco e diceva: pensate ad un vostro fatto particolare della vita. Dice: il 99% di queste ragazze a un certo punto piangevano e lui filmava. Poi è riuscito a fare un montaggio particolare, perché aveva perso la paura del post-produzione dopo il film che ha fatto con Pane e il Vicolo. E dice: sembrava un film continuo. E dice: questo film è il film che mi piace di tutti i miei prodotti, Shirin, perché è un film di terapia psicologica. Tanto è vero che in quel periodo che Juliette Binoche era ospite a casa sua, ha visto che lui faceva questi filmati, dice: voglio fare anch'io. Dice: guarda, puoi fare, ma io per questo non ti posso pagare. Dice: no, lo faccio gratis. Ma io ho chiamato Binoche dal momento che sei a Venezia, fai un salto qui, perché spesso ci sentivamo per far venire Kiarostami a Parigi per curarlo. Però insomma sarà molto impegnato. Scusa, vorrei però un po' concludere, se c'è qualche domanda. Ah sì, assolutamente sì. No, perché poi il libro è fatto sulla conversazioni molto semplici. Quindi cioè, qualsiasi domanda sarebbe molto benvenuta. Sì, sì. Ma altro aneddoto che era più divertente nella nostra età giovanile, che noi quando eravamo giovani, io e Abbas, ci assomigliavamo. Allora uno di questi personaggi dell'Istituto della Cultura Francese che promuoveva Kiarostami facendo degli incontri, è anche un musicista, adesso è un ambasciatore alla Romania, questo Eric Fournier, ma allora era addetto all'Istituto della Cultura Francese e spesso invitava Kiarostami a questo istituto per presentare il suo cinema. E lui era anche un musicista. A sud di Teheran, nella zona povera proprio, esiste una sala molto bella. E lui ha fatto un concerto, questo Eric Fournier, a sud di Teheran. Naturalmente ho partecipato anch'io, eravamo molto amici. Quando ho finito la sua musica, due ragazze molto belle si sono avvicinate a me, hanno detto: signor Kiarostami, abbiamo bisogno di un suo autografo. Ma questo è successo anche a Venezia in un vaporetto, un'altra signorina mi ha chiesto autografo. Io ho detto: guardate signorine, io non sono Kiarostami. Dice: no, lei dice che non è Kiarostami perché non vuole dare l'autografo. Ho detto: guarda, vi assicuro, io sono Abbas Karim, abbiamo un nome comune ma non sono Kiarostami. Avevi gli occhiali? Un momento, avevo i miei occhiali. Poi sono andato. Dopo due o tre giorni ci siamo visti con Kiarostami. Ho raccontato la storia, ho detto: Kiarostami, io ho cambiato i miei occhiali perché sono stufo di assomigliare. Sai cosa mi ha risposto? Questo è strano. Non ha detto: ah sì, come grande, no? Come mai?
che cosa succede. Ho detto, cosa pensi? Io vado a prendere un paio di occhiali tuoi perché io voglio assomigliarti. Così era. Inventava delle storie che uno non aspettava. Al contrario, quando ci siamo visti per Tasie a Roma, io ero molto molto stanco, sono arrivato stufato, stanco perché avevo fatto un lavoro, quando mi ha visto ha detto il contrario, ha detto non voglio più assomigliarti perché sei brutto. Abbiamo finito. Oggi lo facevamo alle 9 mattina. Ciao, un abbraccio.